Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Milano-Sanremo, la prima classica monumento qui in Italia. E se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video. Tra poco uscirà il video della Vuelta Valenciana e se non vuoi rimanere indietro con le tue fantasquadre, ti consiglio di cliccare su iscriviti. E ora andiamo col vedere tutti i favoriti per questa Milano-Sanremo, perché di partecipanti di alto livello qui ne abbiamo veramente tanti. Difatti non ve li elencherò tutti perché sennò starei qua 8 ore e andiamo a vedere solo i più interessanti e quelli che secondo me dovrebbero essere nelle vostre fantasquadre. Quindi andiamo subito col vedere il mio favorito numero 1, nonché il capitano della mia squadra che a fine video vi farò vedere come di consuetudine. E andiamo col vedere Mathieu van der Poel. Reduce dalla Tirreno Adriatico dove ha portato a casa due vittorie. Piuttosto di parlare di queste due vittorie, ha già vinto la Strade Bianche quest'anno. Dove ha vinto ha dominato. Vorrei ricordare il secondo posto che ha fatto nella Tirreno Adriatico dietro Julian Alaphilippe. Se andate a vedere bene quella volata parte circa dalla quinta decima posizione, adesso non ricordo bene che posizione era, ma praticamente ha tirato una fucilata per arrivare là davanti e in 0-2 l'abbiamo trovato là e è arrivato secondo in quella tappa. E il giorno dopo è andato a vincere. Quindi quest'anno occhio a lui, perché potrebbe essere anche un corridore abbastanza imprevedibile. Difatti non mi stupirei se attaccasse già dai capi o già dalla cipressa. Di solito questa gara si vince sempre attaccando sul poggio, ma con un corridore di questo livello e con tutti gli altri corridori che ci sono in questa gara, non mi stupirei se succedesse qualcosa di diverso dal solito. E dopo di lui direi Wout van Aert, vincitore l'anno scorso della Milano-Sanremo, arrivato secondo in questa Tirreno Adriatico, dove è andato a vincere anche là due tappe, un arrivo in volata e una cronometro. In salita comunque l'abbiamo visto anche lì davanti con i migliori scalatori e come Van der Poel è uno dei favoritissimi. E dopo di loro ovviamente ci sarà Julian Alaphilippe, il campione del mondo, già vittorioso nel 2019, l'anno scorso battuto dietro a Van Aert. Assieme a lui c'ha comunque una grande squadra, perché in squadra lui ci sarà Davide Ballerini, vincitore della Omloet Nieuwsblad. Assieme a Ballerini ci sarà anche Sam Bennett, già vittorioso di qualche tappa all'UE Tour alla Parigi-Nizza, quindi sicuramente è in grande forma anche Sam Bennett e se ci sarà un arrivo di gruppo lui è il favorito. Oltre a loro ci sarà anche un Zdeněk Stybar che è sempre da tenere sott'occhio. Oltre a loro troviamo Peter Sagan. Quest'anno è partito un po' tardi causa Covid, è tornato alle corse nel Tirreno Adriatico, non l'abbiamo visto in formissima, ma questa è una gara che è da anni che veramente ci punta a vincerla. E non sarà il favoritissimo, ma io un po' ci credo. Ora andiamo a vedere la Jetusella Mondial Citroën, che ha tre corridori da tenere sott'occhio. Uno è il campione olimpico Greg Van Avermaet, dopo di lui direi Oliver Nasen, che è già arrivato secondo in questa grande gara, e oltre a loro direi l'italiano Andra Vendramen, arrivato quarto nella prima volata della Tirreno Adriatico, corridore che come avevo già detto va bene anche in salita, e quindi questi tre assieme li terrei sott'occhio. Per un arrivo come la Milano-Sanremo guarderei anche Ivan Garcia Cortina, corridore della Movistar, quest'anno non ancora fatto vedere tutto il suo talento, ma un corridore bello veloce che tiene nelle salite, quindi occhio anche Ivan Garcia Cortina. Ci sarà anche il campione nazionale francese Arnaud Demare, che ha già vinto questa corsa. Oltre a lui c'è il nostro Elia Viviani. Negli anni passati l'ha puntata molto e chissà quest'anno come andrà. Un altro corridore da tenere sott'occhio è Michael Matthews. Sappiamo quanto è veloce e sappiamo anche quanto riesce a reggere in salita, quindi anche un possibile attacco sul poggio potrebbe essere là. E poi sotto la discesa del poggio potrebbe giocarsi la volata. Come vi ho già detto prima, sono veramente tantissimi corridori che andranno a giocarsi questa Milano-Sanremo. Per il team Ineos Grenadier vi direi anche Tom Pidcock.
e Michael Kwiatkowski. Non so se per Pitcock, per la prima partecipazione a Milano Sanremo, lo potremo vedere davanti, però comunque ci ha già stupito in questa stagione, pur essendo la sua prima stagione da professionista. Vedremo come si comporterà, sicuramente non è da scartare. Le ultime due squadre che vi direi da tenere sott'occhio sono il team UAE Emirates, che anche qui ci sono tre buoni corridori come Fernando Gaviria per l'arrivo in volata e altri due buoni corridori come Christoph, che l'ha già vinta, e Matteo Trentin, che ci ha provato più di una volta ad arrivare là davanti. Quindi di loro tre qualcosa probabilmente uscirà fuori. Dopo l'UAE Emirates ovviamente vi direi il team Trek Segafredo, che si presenta al via con Vincenzo Nibali, che sappiamo già come è andato a vincere la Milano Sanremo nel 2018. Assieme a lui in squadra ci sarà Jasper Stuyven e Mats Pedersen, l'ex campione del mondo, che anche lui è molto veloce in questi arrivi e negli arrivi ristretti soprattutto. Ce lo ricordiamo come è arrivato nel mondiale, che poi è andato a vincere davanti al nostro Matteo Trentin. E dopo tutti questi bei corridori vi faccio vedere la mia squadra, che come vi ho già detto prima il mio capitano è Mathieu van der Poel, e vedremo come poi mi piazzerò. E spero che questo video ti sia stato utile. Non dimenticarti di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato sul mondo gare. E io ti saluto e ci vediamo alla prossima.